Venerdì 22 dicembre, grande festa all'Auditorium di Sarnano con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberico Gentili di San Ginesio per la consueta festa della cravatta. Dall'anno scolastico 2003-2004, infatti, gli studenti del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane della sede di San Ginesio hanno iniziato a sfoggiare una bellissima cravatta a due colori, oro e blu, con uno stemma e la scritta del loro istituto. Contemporaneamente anche gli studenti del Liceo Scientifico di Sarnano ne esibivano una di color rosso fiammante con lo stesso stemma centrale. Da allora, all'inizio di ogni anno scolastico, gli studenti del quinto anno, con una simpatica ed allegra cerimonia augurale, passano la cravatta agli studenti del primo anno, che la indosseranno in ogni occasione importante, ricevimenti, stage, viaggi all'estero, per tutti e cinque gli anni, e la terranno poi come prezioso ricordo dei loro anni di formazione superiore. Il nuovo dirigente scolastico dell'istituto, il professor Giorgio Gentili, ha illustrato questa lunga tradizione. È una tradizione, sì, perché è dal 2003 che praticamente abbiamo questa festa della scuola. È un momento in cui ci si ritrova tutti insieme e ci abbiamo la caratteristica di donare ai ragazzi di prima iscritti per il primo anno da parte dei ragazzi delle quinte di una cravatta, un simbolo, diciamo. Abbiamo il colore rosso, che è questo che porto in questo momento, per i ragazzi del Liceo Scientifico di Sarnano, mentre abbiamo un'altra cravatta con il colore giallo e blu per il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo del Linguistico di San Ginesio. È un momento di festa, un momento in cui ci si ritrova tutti insieme e in questa occasione facciamo anche la consegna del diploma per i ragazzi che si sono diplomati lo scorso anno. I ragazzi in questo momento fanno delle rappresentazioni, hanno preparato dei testi, hanno preparato delle canzoni e è un momento di allegria in vista anche delle prossime feste natalizie. Variegata l'offerta formativa dell'istituto nelle due distinte sedi. Dunque, il nostro liceo si compone di tre parti, diciamo. Il liceo scientifico qua a Sarnano, che ha anche una curvatura sportiva. Poi abbiamo il liceo delle scienze umane a San Ginesio, l'ex magistrali. E abbiamo anche il liceo delle linguistico. Naturalmente in questo momento siamo a San Ginesio ospitati dall'ostello, ma il prossimo anno dovremo avere sicuramente una scuola nuova, un nuovo edificio che sorgerà a San Ginesio che conterrà la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e il liceo delle scienze umane, il liceo linguistico e l'istituto professionale. Quindi sarà un campus, diciamo, nuovo con tutti i laboratori, attrezzature, quanto necessario, diciamo, per ricominciare dopo quello che ci ha colpito nell'ultimo anno. E tra le tante cose che mettiamo in cantiere, diciamo, sono ritornati proprio ieri dei ragazzi che hanno fatto 15 giorni a Malta e poi abbiamo degli stage con gli stranieri, quindi andiamo in Francia, andiamo in Inghilterra, andiamo in Germania, questo per quello che riguarda il liceo linguistico. Generalmente andiamo nelle famiglie dove
lo scambio linguistico, diciamo, è più spontaneo e sono in un certo senso costretti a parlare le lingue che studiano, quindi è un modo come un altro per approfondire la conoscenza linguistica. Per il resto tutto lo troviamo scritto sul sito dell'Istituto IIS Gentili di San Ginesio e lì ci sono tutte le varie offerte, diciamo, che la scuola propone. Il preside ha anche elencato i vari progetti che in questo 2017 sono stati proposti agli studenti. Quest'anno abbiamo fatto dei corsi per quello che riguarda la sicurezza e quindi i corsi di primo intervento e proprio oggi daremo gli attestati a chi ha frequentato. Poi faremo dei corsi per acquisire il patentino di arbitro basket e di salvataggio nuoto, visto che qui a Sarnano abbiamo anche la piscina comunale che può offrirci questo. Facciamo il pattinaggio in questo momento con sempre Sarnano e a febbraio-marzo faremo anche la settimana bianca per i ragazzi del primo, per dargli l'occasione, diciamo, di imparare a sciare e di divertirsi un po' anche sopra gli sci. Quindi l'offerta è studio, ma è anche alternativa allo studio, un qualcosa, diciamo, che può dare ai giovani l'occasione di mettere in evidenza le loro caratteristiche, le loro capacità, diciamo. Quindi è un modo bello per ritrovarsi tutti insieme. Infine, essendosi svolta la festa della cravatta a ridosso delle festività natalizie, il professor Gentili ne ha approfittato per fare gli auguri ai suoi studenti, al personale docenti e a tutti i collaboratori della scuola. Abbiamo un ottimo rapporto con gli studenti, con il personale ATA e i docenti. Abbiamo formato, io sono è il primo anno che sono in questa scuola, ma ho un bel gruppo di insegnanti che collabora. Ognuno di loro ha preso delle funzioni da portare avanti, quindi c'è armonia, serenità, è una scuola nel piccolo, diciamo, una scuola in cui ci si può trovare bene. In bocca al lupo a tutti e mi auguro che vi abbiano dato pochi compiti per le vacanze e divertitevi in questo momento. Auguri! Imagine all the people.
Presente alla mattinata anche il sindaco di Sarnano, Franco Ceregioli, che nel suo intervento ha invitato tutti gli studenti, dopo un anno particolarmente difficile, segnato dagli eventi sismici del 2016, a ripartire e guardare al futuro con ottimismo. Sì, è assolutamente fondamentale, perché da questo sisma noi dobbiamo trarre la convinzione che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per costruire il nostro futuro. Ovviamente ognuno lo deve fare per le proprie competenze, gli amministratori con l'impegno quotidiano che cerchiamo di metterci, pur con i nostri limiti ma con tantissima determinazione, il corpo docente, ma ovviamente i ragazzi che devono credere nel loro futuro. E siccome qui parliamo di un futuro che nel breve periodo ci vede impegnati ancora nella soluzione delle emergenze, ma nel medio e nel lungo periodo ci dà la prospettiva di poter crescere, di poter far ripartire in maniera significativa il nostro territorio, è chiaro che il messaggio che dobbiamo dare è che i ragazzi devono essere protagonisti, i primi protagonisti di questo futuro. Da qui ovviamente l'esortazione a che il loro impegno, l'impegno quotidiano che loro mettono nella loro attività scolastica, possa essere appunto il seme che viene lanciato per poi poterli far crescere dal punto di vista professionale come protagonisti del nostro territorio. Il primo cittadino ha illustrato qual è l'attuale situazione delle scuole cittadine.
Ma noi, come noto, avevamo tre scuole da dover ricostruire dopo il sisma del 30 ottobre. Una scuola è stata già ricostruita grazie alla solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia. Un'altra scuola, che è quella che ci viene donata dalla Fondazione Andrea Bocelli e dalla Fondazione Olli Debrey, è in fase di costruzione. Diciamo, la parte delle fondazioni, la parte strutturale bassa, diciamo così, è in fase di ultimazione e a breve dovrebbe iniziare la costruzione dell'edificio vero e proprio. Il terzo edificio che dobbiamo ricostruire è quello della scuola elementare, attualmente in fase di gara, e quindi pensiamo che anche qui, con ragionevole ottimismo, di poterlo avere anche questo per il prossimo anno scolastico.